ancora non ci credo, il primo premio. Hai vinto il primo premio all'asta. Ci devo ammettere che mi è andata davvero bene. Certo, poi ho insistito così tanto sul prezzo, visto che mi devo trasferire in questo posto definitivamente, non mi sono lasciato scappare l'occasione di una casa così bella e per di più già arredata. Hai fatto proprio bene, amico mio, è la cosa migliore che poteva capitarti in questo momento della vita. Ora spero che sia stato un buon affare e non vorrei entrare a pentirmi. Non credo proprio che ti pentirai, che poi cos'è che potevi fare col poco tempo che avevi a disposizione per trovare una casa. E ricordati che domani inizi col lavoro. Cavolo, con tutte queste novità mi ero scordato pure il lavoro. Tra l'altro la causa principale del mio trasferimento è proprio questo posto. Ecco il posto, un'altra cosa che spero di riuscire ad apprezzare. Mi sembri un po' troppo nervoso. Vedrai che Granville sarà un gran bel posto dove vivere. E non dimenticare che anche con tutti gli impegni all'università che ho, verrò spesso a trovarti. Grazie Frank, tu sì che sei un vero amico. Sì, è vero, forse sono ancora fin troppo nervoso dopo il periodo che ho passato settimane fa. Ah, intendi i disturbi dovuti alla paranoia? Esatto, ho passato un periodaccio, tutto dalle minime cose, le grandi cose, mi provocava paranoia. Spero che ora sia passato definitivamente. Tranquillo, sarà stato solo un brutto periodo, magari è dovuto al repentino cambio di località. Purtroppo quando entri nel mondo del lavoro li devi accettare per forza questi cambiamenti repentini. Eh già, anche come meccanico, peccato che l'ultimo posto disponibile si trovi qui. Peccato, cominci già con i rimpianti. Cerca di divertirti qui, vedrai che sarà come iniziare una nuova vita ancora più bella di quella di prima. Quindi una vita come se non avessi mai incontrato uno come te? Scherzavo. Deve essere questo il posto. Va bene, entriamo, non vedo l'ora di vedere com'è. Cavolo, non aspettavo ci fosse un giardino così bello. Hai proprio ragione, sembra proprio una villa. Ok, entriamo, non vedo l'ora di vederla come dentro. Diamine. Sarà stato un segno? Ma quale segno? È solo fisica, è la forza di gravità che muove tutto l'universo. Oddio, risparmiami le tue leggi fisiche ogni santa volta. Stupenda! Ah, non mi aspettavo fosse così bella. Ah, guarda, qua c'è la camera da letto. I precedenti proprietari devono aver avuto bambini. Ah, la cucina è tutta messa in ordine. Hai ragione, è come se qualcuno se ne fosse andato all'improvviso. Dai, andiamo a vedere cosa c'è al piano di sopra. Bello il bagno, così pulito. Bene, dai, allora io posso anche andare. Bene, dai, è stato un piacere accompagnarti qua. Grazie della compagnia durante il viaggio, ti inviterò qui appena possibile. Allora ci vediamo, stammi bene, amico mio. Ciao, ciao. Ciao.
Beh, meglio che inizio a preparare qualcosa visto l'orario. Meno male che gli inquilini hanno lasciato roba buona da mangiare. Ehi, c'è qualcuno? Mi sono preoccupato per un vassoio caduto a terra. Forse è caduto quando c'era il mio amico. Devo calmarmi, diavolo. Questa stupida paranoia. La prima giornata di lavoro è andata. Che cazzo è stato? Ma che cazzo sta succedendo qua? Allora c'è qualcuno? Tutto questo non ha senso. È possibile che sia ancora la mia paranoia. Bene, primo giorno di lavoro a Grandville. Vediamo cosa riesco a combinare. Entri pure! Salve, avrei da riparare la mia moto. Ieri ho preso una buca. Mi sa che ho spaccato le sospensioni. Ok, nessun problema, la lasci giù a destra. Ci penserò io. Comunque, piacere. L'ho vista arrivare ieri e sono messo vicino di casa. Piacere, John Tempenny. Piacere, sono Paul. Mi sono trasferito ieri a Grandville per motivi di lavoro per un incarico da meccanico. Era l'unico incarico disponibile in sto periodo. È proprio uno strano periodo, molti posti di lavoro purtroppo occupati. Invece per quanto riguarda la casa, l'ho vinta ad un'asta. Oh, grande, ma che culo! Devo dire che quella casa è stata messa all'asta ben 5 anni fa, dopo che sono successe delle cose inspiegabili. Inspiegabili in che senso? Ci abitava in quella casa un ragazzo che, se non ricordo male, aveva intorno ai 24 anni. Però non ricordo il suo vero nome, mi sembra che lo chiamassero Scorpion. È diventato orfano per un incidente aereo in cui morirono i suoi genitori. Oddio, che brutta storia, non sapevo nulla. Morirono direttamente nello schianto i suoi genitori. Il ragazzo condusse una vita isolata. Capisco, ma poi è morto anche lui. Proprio qui venne il bello. Da un giorno all'altro non si seppe più nulla di lui. Sparì improvvisamente, non disse niente a nessuno e non lasciò indizi. Devo dire che la sua auto è ancora fuori da casa nostra, lì nel parcheggio. Se è fuggito a piedi. Storia strana, l'unica cosa certa è che la casa abbandonata è stata messa all'asta dal comune di Grandville. Comunque c'è da dire, per noi del vicinato, Scorpion è considerato morto. Oddio, ma è sconvolgente. Potrebbe essere un caso di suicidio, in paese accadono queste cose. Questo molto probabilmente resterà per sempre un mistero. Oh santo cielo, che cos'è? Stai bene? C'è qualcosa che non va? La chiave inglese è caduta da sola. Calmati, sarà stata solo messa male. Hai ragione, devo smetterla, solo che soffro un po' di paranoia. Sul serio, mia moglie è una parapsicologa. Se vuoi fare un salto da lei, se vuoi parlarle. Cos'è una parapsicologa? Lei è una psicologa specializzata nell'analisi del paranormale. Lei potrebbe farti capire che tutto quello che tu pensi che si muova da solo, in realtà è solo frutto della tua immaginazione.
Ha capito, interessante. Devo calmarmi. Infatti, ricordati, la vita è un viaggio. Siediti e goditela. Grazie dei consigli, bene. La moto sarà pronta entro 2 o 3 giorni. Ah, grazie mille. Ci vediamo allora. Figurati, ci vediamo. Un'altra giornata di lavoro è finita. Per iniziare a cucinare qualcosa. Ma che cazzo, si è aperta da sola? Solo o la mia paranoia? Devo calmarmi, non c'è niente di strano, è solo la mia paranoia. Ciao! Allora come va con la mia moto? Ma tutto bene. Cavoli, meno male, ripasso nei prossimi giorni. No, aspetta! Che c'è? C'è qualcosa che non va? Non sono sicuro, ma credo che ci sia un'altra entità nella mia casa. Non dirmi che ti sei spaventato riguardo alla storia di Scorpio. Sì, è inquietante, però può anche darsi che se ne sia andato per i fatti suoi. Comunque, se non ricordo, era anche ossessionato dalla fisica quantistica. Fisica quanti cosa? La fisica quantistica è principalmente lo studio a livello subatomico dell'esistenza degli universi paralleli. Ma ancora tutta una teoria quella degli universi paralleli. Tutto ciò mi inquieta lo stesso, e non poco. Devi calmarti, nessuno mai aveva viaggiato negli universi paralleli. Ma avevi detto che il ragazzo negli ultimi giorni non era più uscito di casa. Quindi è probabile che abbia viaggiato in un universo parallelo? Si spiegherebbe tutto. Allora, ascoltami. Mia moglie è una brava parapsicologa. Si occupa di realtà, soprannaturale e finzione. Vai a fare una visita da lei. Ah, mi prendi per pazzo? Sei tu che mi hai detto che soffri di paranoia. Calmati. Ok, sì. Devo calmarmi. Grazie della chiacchierata. Ok, figurati. Per un vicino di casa questo ed altro. Allora ripasso domani per vedere a che punto è la moto. Ciao, John. Altra giornata di lavoro finita. Ma che cazzo! Ancora! Continua a aprirsi sto forno, sarà difettoso! Cazzo, che cazzo sta succedendo? Vado in bagno a risciacquarmi un po' la faccia.
Si è aperto un cassetto. E queste? Cosa sono? Sembrano equazioni fisiche e matematiche. Devo chiamare il mio amico, lui ne saprà di più. Pronto? Pronto? È un po' di tempo che mi stanno accadendo delle brutte cose strane. E ho trovato delle equazioni in casa e visto che tu sei un fisico volevo sapere il tuo parere. Magari ti mando una foto. Spero che non succeda un'altra volta. Il cellulare. Pronto? Sei tu. Hai trovato cosa significano quelle equazioni? Quindi sono le equazioni di Schrödinger. Che significato ha la fisica quantistica con questa casa? Qual è la correlazione? Ma chi è che abitava qua prima? Devo scoprire chi abitava qui, a tutti i costi. Salve, sono il signor Tempelli. Anzi, mi pare come ha parlato di lei, secondo me. So già le sue storie paranoici, si trova in un caso abbastanza normale. Ne parlavo meglio nel mio studio, vega. Bene, mi racconti allora cosa ha riscontrato in questi primi giorni con Robin? Soffrivo di paranoia ancora prima di arrivare qui, ma ultimamente i disturbi si sono amplificati. Beh, normale, ha iniziato una nuova vita, si è appena trasferito, quindi è normale che alcune patologie psicologiche si sono incrementate. Ma stavolta è diverso, c'è qualcosa di reale nei miei disturbi, me lo sento. Ti spieghi meglio. Allora, è già da 3 giorni che in casa sento la presenza di un'altra entità. Non so di che natura, in qualcosa c'è lì, non sono sicuro, non sono solo. E questo qualcosa lei come lo intuisce? Non so come gli oggetti si muovono da soli. Lo fanno! Lo fanno! Signore, stia calmo, lei va tutto bene. Mi scusi, credo che mi stia ascoltando anche ora. Guardi, come può vedere qui non siamo solo io e lei. Quindi stia tranquillo, faccia un bel respiro e mi spieghi meglio. Non c'è niente da spiegare meglio. È così e basta. Beh, se la mette così, allora, dato che sono una parapsicologa e studio queste cose, allora forse so di cosa potrebbe trattarsi. Potrebbe trattarsi di un poltergeist. Un cosa? Un poltergeist. È un'entità invisibile, immateriale, che fa muovere e fluttuare gli oggetti. Oh santo cielo! Potrebbe essere un poltergeist, però dato che non è stato accertato ancora nulla su questa entità, può darsi che lei sia semplicemente paranoico. Io invece credo che sia un poltergeist. Deve stare calmo. Anche se fosse un poltergeist non è mai ritenuto mortale, quindi non può uccidere. Capisco, ma che forma ha un poltergeist? Non l'ha. Oh, finalmente sei venuto a trovarmi. Ti giuro, penso che ci sia qualcosa di strano qui, un poltergeist. I poltergeist, vuoi dire le entità spirituali che muovono gli oggetti? Sì, sì, intendo proprio questi, i poltergeist, ne sono sicuro. Comunque le equazioni che mi hai mandato erano equazioni di fisica quantistica modificate.
Ma cosa avranno a che vedere con questa casa? Guarda, non lo so, voglio solo che questa cosa finisca. C'è qualcosa qua. Ma cosa stai dicendo? No, guarda, ti dico la verità. Qui si muovono gli oggetti. Guarda, ti faccio vedere. Senti. No, no, aspetta, aspetta, guarda. John. No, aspetta, aspetta. John! Non c'è nessuno qua. È tutto nella tua testa. Lo ha ucciso il mio amico! È un incubo, ditemi che è un incubo! Sì, ho sentito, sono andata al funerale stamattina. È un incubo, se lei non mi dice come uccidere questo poltergeist, io me ne vado! Mi dispiace tanto, mi creda, sono sconvolta anch'io. E mi dispiace anche che i giornali abbiano scritto che sia stato un suicidio. I giornali sono pazzi, suicidio, che stronzata è! Beh, ma qui a Gronville ci sono molto spesso casi di suicidio. Mi dica per favore come uccidere il poltergeist. Mi dispiace, ma un poltergeist non si può uccidere, è un'entità sovrannaturale. E quindi? E quindi lo si può solo neutralizzare, il che equivale a farlo scomparire per sempre. E come si fa? Mi spieghi? Le spiego. Questo poltergeist sta sicuramente comunicando con noi da un altro universo. Oddio, un altro universo! Forse c'entra il ragazzo della casa. Sì, mio marito mi ha detto che ne avete parlato al lavoro. Comunque questo poltergeist sta comunicando dall'altro universo attraverso un centro energetico. E sarebbe? Un centro energetico è una forma di energia elettromagnetica che serve per comunicare tra gli universi. Ma quindi dovrei andare nell'altro universo dove risiede il poltergeist e lì distruggere il centro energetico? Esattamente. Ma come diamine faccio? Cosa posso fare? Oddio! Se il ragazzo che abitava lì ce l'ha fatta, vuol dire che esiste veramente un modo per raggiungere l'altro universo. E forse il sistema per farlo è nascosto proprio lì. Grazie delle preziose informazioni. Ce la metterò tutta per porre fine a questa faccenda. Ora la saluto. Arrivederla. Arrivederla. No, basta! Non può andare avanti così, anche lei! La gente deve sapere! Deve sapere cosa succede a Gron! Deve sapere che c'è un poltergeist! Ora capisci, dobbiamo fermarlo prima che uccida tutti gli abitanti di Gronville. Bastardo! Ha ucciso mia moglie! Non lo perdonerò mai! Dobbiamo trovarlo e ucciderlo. Senti, ma per quanto riguarda quello che ti ha detto mia moglie prima di morire, pensi che questa casa possa ospitare un poltergeist? Qualcosa deve esserci. Cerchiamo.
proveniva dall'armadio. Penso di sì. Proviamo a dare un'occhiata. Sembra che non ci sia niente. Non ti è sfiorato l'idea che potrebbe provenire da dietro l'armadio? Proviamo a spingerlo. Sembrerebbe un'insenatura. Proviamo a entrare. Questa è tutta l'aria di essere una stanza segreta. Qui c'è una foto. Potrebbe essere il ragazzo che abitava la casa precedentemente. Ma cos'è questo? Sembra un macchinario strano. E questi comandi? Cosa sono? È possibile che il ragazzo abbia creato tutte queste cose da sé? Magari con le equazioni di fisica quantistica modificate. Scommetto che è con questa macchina che ha raggiunto l'altro universo. Cos'è questa luce? Riprendi il pulsante per spegnerla! Visto che faccio il meccanico, potrei capire come funziona questa macchina. Proviamo a leggere cosa c'è scritto. Manca una lega ferro-nickel per attivare la macchina. Grande! Se riusciremo a trovare questa lega ferro-nickel, dovremmo riuscire ad andare nell'altro universo. Il problema è che la lega ferro-nickel si trova solo nel nucleo terrestre o nei meteoriti. Se non ricordo male, da queste parti, anni fa, era mica caduto un meteorite? Sì, ora ricordo, nel boschetto qua vicino. Ottimo! Domani andiamo a trovarlo. Oddio, il Poltergeist! Attento! Meglio che ci sbrighiamo a trovare questo meteorite. Che accesa la luce! Devo vestirmi e andare via da qui! Poltergeist sta cercando di ucciderci. Troviamo subito questo meteorite. Guarda, dovrebbe essere là sotto. Vai a prenderlo. Ok, vado a prenderlo. Aspettami qua.
Eccolo qua, l'ho trovato. Ehi, l'ho trovato. Ottimo! Ma che cavolo! Cazzo, il poltergeist! Scappa! Casa, usare questo meteorite e andare nel mondo del poltergeist e ucciderlo subito. Devo andare subito nella stanza segreta. Devo metterlo nella macchina per andare dove c'è il poltergeist. Ma che cazzo? Poltergeist sta cercando di togliermelo dalle mani. Devo prenderlo. Inserisco nella macchina e premo il pulsante. Scorpion! E così sei arrivato fino a qui. Ora spiegami che cazzo è successo. Vedi questo universo? L'ho chiamato Dimensione X. Perché hai viaggiato in questo universo? E come hai fatto? Dopo che sono morti i miei genitori, sono entrato in uno stato di malessere interiore, diventando sociofobico. Non potevo più vedere o parlare con una persona. Volevo stare solo, solo, con me stesso. Mise a studiare la fisica quantistica, la teoria delle stringhe e gli universi paralleli. Dopo anni di studio riuscì a mescolare le equazioni assieme. Tendi una cosa nascosta, solo io sapevo attraversare l'altro universo. A tal proposito costruì la macchina con la quale sei arrivato qui. Sfruttando le fondamentali leggi della fisica, riuscì a cambiare qualcosa in questo universo. Ad esempio, posseggo poteri dei cinesi. È stato semplice, bastava modificare un po' di parametri nella forza di gravità. Ho quindi usato il portale per arrivare qui e controllare l'altro universo, mettendomi in comunicazione con esso. Ora ho capito tutto. Ecco come si muovono gli oggetti. Vengono controllati da te, da qui! Infatti, non esiste nessun poltergeist. O meglio, non dal tipo che pensavate voi. Vero poltergeist, sono io! Bastardo, perché li stai uccidendo tutti? Da anni che lo faccio, altro che suicidi. Sono quello che i giornali credono. Tutte queste morti sono opera mia. Ma perché? Cosa ti ha fatto tutta questa gente? Sono sottofobico, te lo sei dimenticato? Grazie a quello che ho scoperto posso controllare l'altro universo telepaticamente. Ucciderò tutti.
Prima Granville e poi il mondo intero. Così avrò controllo di tutto, non ci sarà più nessuno. Tu sei un folle, ti manderò all'inferno, bastardo. All'inferno? Ok, mostrami tu la strada. Darmi qualcosa per eliminarlo. Oddio, ma quello è il centro energetico. Come ha detto la parapsicologa, distruggendolo eliminerò il contatto tra i due universi. Devo distruggerlo. Fai un bel niente. Sconfitto Scorpion e ora sono ritornato alla realtà. Torno a casa. Finalmente tutto è finito. La mia vita è tornata alla normalità. It's not too to change who you are, 'cause life is filled with chances. Restart our lives to find the answers, and now listen for a single life. We'll be right back.
sei. Visto lo vaffanculo. Pronto? Ah, sei tu. Allora, hai trovato dove sono? Mi vedo io nello specchio, porco. No, si è visto il coso, lo devo sfumare. Senti, ma guarda. Senti, ma quanto riguarda quello che... Senti, quanto riguarda? Riguarda. Senti, ma per quanto riguarda quello che ti ho detto mia moglie prima? Non ce l'ho fatta. No, figlio. Mi sembri un po' troppo nero. Penso ci sia. Si vede cosa che dorme. È possibile che il ragazzo che abitava qui via... Grande, se riusciremo a trovare questa. Questa? Lega ferro mica. Grande, se riusciremo a trovare questa ferra. Ferramenta. Aspetta un attimo. Morto. Possibile. Grande, se riusciremo a trovare questa ferra. Porca troia. È troppo difficile. Lega ferronica. Grande, se riusciremo a trovare questa lega ferronica, riusciremo ad andare nell'altro universo. No, pirla. Grazie, David. La gente deve sapere cosa sta succedendo. Ma no, così. Levane. Era mistico. No. Perché parlare? Porca miseria. Se cadere più dal divano non ho fatto niente. Che stai facendo? No, devi chiudere l'acqua. Dovrebbe trattarsi di... Poltergeist. Sì, mio marito mi ha detto che ne avete parlato al lavoro. Comunque questo poltergeist sta comunicando da questo livello. Dalla... Mi scusi, sento che ci stia ascoltando anche ora. Ci stia. Ci sta a scudere. Beh, normale, se appena trasferito è iniziato una nuova. No, guarda. Questa non l'ha. È una parapsicologa, può farti capire che tutto, cose che pensi che siano mosse. Ritento, sarei più fortunato. E così. Sono le equazioni di Schrödinger. Schrödinger. Immagina la scena, il tavolino che si porta, che si mette in ordine la casa. Fa anche la forma. La fisica quantistica. Chi è? La fisica quantistica è lo studio. No, non deve separare a lei. La fisica quantistica. No, non è possibile. La fisica quantistica è lo studio dell'universo. A livello subatomico. Aspetta, scusa. Questa...
problema è che la lega a ferro nickel si trova solo nei metusfis. Sto condizionamento mentale, eh? Non ci sto bene. Zero proprio. Devo andare nella macchina. Devo metterlo nella macchina. Dove si vede la mano? Porca miseria. Ci sta questo! Taglia il pezzo! Non è possibile! Abbiamo distrutto il tavolino! Questo non era previsto nel film!